È stato un inseguimento, una sorta di caccia all'uomo. I media per fortuna hanno dato molta visibilità alla mia manifestazione pacifica, alla mia protesta, e hanno acceso praticamente i riflettori su quello che è un problema e sarà un problema molto grande, il problema economico e sociale del nostro paese, non soltanto della mia categoria. Umberto, ti aspettavi questa risposta questa sera o sei un pochino deluso? No, sono assolutamente contento di vedere qui ancora centinaia di persone, ripeto, domani uscirà un nuovo DPCM che probabilmente ci rinchiuderà dentro casa o quasi, c'è molta gente che viene da tutta Italia, c'è Giorgio, ristoratore di Bologna, siamo davvero contenti. Senti, però è innegabile una certa spaccatura con i tuoi colleghi qui della città. Sono molto dispiaciuto di questo, ieri ho avuto un incontro con Impasto della Commercio, mi chiedeva di condividere assieme la piazza, ma loro sono usciti con un comunicato dove si dissociavano completamente dalle mie forme di protesta e quindi non era assolutamente possibile condividere la piazza. Hai in programma altre azioni? Ci saranno sicuramente altre manifestazioni, sempre in forma pacifica, perché bisogna andare avanti, assolutamente, ci sono tante associazioni, tante persone qui che mi appoggiano, ci sono delle maestre, ci sono degli studenti, ci sono imprenditori che non sono soltanto ristoratori, quindi bisogna andare avanti fino in fondo. Hai fatto un appello accorato per i tuoi dipendenti, abbiamo sentito. Questo ti angoscia, come a tanti imprenditori ovviamente. Mi angoscia e non mi fa dormire, perché oltre alla mia famiglia ci sono, ripeto, 42 famiglie che dipendono da me, che dipendono fondamentalmente dal lavoro. E quello che chiedo, ripeto, non è l'elemosina, non è il decreto ristoro, ma è semplicemente lavorare. Ci sono DPCM che si sono susseguiti, abbiamo speso migliaia di euro per adeguarci e dopo 8 mesi ci dicono di chiudere, è assurdo. Finora in queste dirette abbiamo sempre affrontato i problemi dei commercianti, degli esercenti, delle palestre, delle agenzie di viaggio, dei tour operator, di tanti coloro che sono rimasti a terra con questi DPCM, ma vogliamo anche ascoltare la voce e il grido degli insegnanti, dei maestri, di coloro che adesso sono confinati a casa 8 ore davanti a un PC, dico 8 ore perché ci sarà anche l'impegno pomeridiano. Jenny, tu hai fatto un accorato appello, se lo vuoi rinnovare alle nostre telecamere. Sì, allora, a nome, diciamo, del movimento La Scuola che Accoglie, che è un movimento nazionale, io, diciamo, faccio un accorato appello al Ministero affinché provi almeno a trovare un'ulteriore soluzione, una soluzione che possa riportare i ragazzi in presenza, perché pare che ci sia stato tanto lavoro, almeno ci era stato comunicato così, che ci fosse stato tanto lavoro affinché ci potessero essere le distanze, ci potessero essere i presidi, in modo tale che i ragazzi potessero andare a scuola. Ora i ragazzi delle superiori, i ragazzi anche universitari, sono già dislocati a casa. Direi che dire anche che lo sono, perché non ci sono organizzazioni precise a livello di trasporto e che quindi ci siano assembramenti alla mattina per quanto riguarda i trasporti, è grave, perché diciamo, bisognava pensarla questa cosa. Ovviamente era ovvio immaginare che ci fosse stato bisogno di trasportare i ragazzi e quindi richiuderli, pensare alle scuole superiori che hanno laboratori, scuole superiori che insegnano dei mestieri. Nella didattica a distanza sembra, insomma, un qualcosa, cioè, ci sembra di ritornare all'inferno che c'è stato in primavera.